Bentornati, come sapete Renault sta lavorando molto seriamente nel settore delle auto elettriche, ha la sua gamma ZE, che sta per zero emissioni, e ha presentato tutta la gamma a Versailles in questo stupendo palazzo francese. Vediamo il servizio. Nel XVII secolo le carrozze percorrevano i viali della Reggia di Versailles. Nel 2013, in occasione del 400° anniversario dalla nascita di André Lenôtre, i giardini da lui progettati trovano nuova armonia grazie ai veicoli elettrici Renault. Una collaborazione che coniuga assieme ambiente, comfort e sicurezza dei visitatori. In occasione dell'anno di Il Lenôtre, veicolo celebra il si assegna un 400° paio di stanze anniversario con dalla bollo di nascita del salmone, giardiniere del risotti, re, la biscotti, Reggia di aliprofondi, Versailles ha voluto croissants, riaffermare il crème proprio brûlée rispetto per bourguignon, l'ambiente e che siamo l'impegno nella gelosi aujourd'hui promozione de dello lo sviluppo sviluppo avec sostenibile. nous. Pour le Per muovere confort de e nos visiteurs, sorvegliare i nous allons pouvoir 43 km di grâce à viali nos nouvelles all'interno dei innovations, giardini, nos per véhicules preservare i collants artificiels, 350.000 alberi presenti nella tenuta e per piantare i 300.000 fiori, si è resa necessaria un'opportuna soluzione di mobilità. Solo i veicoli 100% elettrici assicurano l'assenza di rumore all'interno dei viali e l'assoluto rispetto dei visitatori. Renault è l'unico costruttore al mondo a produrre una gamma di veicoli 100% elettrica, dal quadriciclo all'utilitaria, dalla berlina familiare alla city car. È per tale ragione che Renault e la Reggia di Versailles hanno deciso di sviluppare un rapporto di collaborazione che consenta di tutelare il patrimonio ambientale dei giardini, il comfort e la sicurezza dei 12 milioni di visitatori l'anno. 23 veicoli Renault ZE a zero emissioni forniscono risposta alle esigenze delle diverse attività svolte all'interno della tenuta di Versailles. Tre zoe sono adoperate per i viaggi di servizio e per assicurare il collegamento tra le aree pubbliche di Versailles e Merlì. 10 Kangoo ZE nella versione maxi vetrata o nella versione doppia cabina sono impiegate dai giardinieri e dal personale di restauro che trasporta pezzi pregiati, statue, piante ed utensili. Allo stesso tempo, gli agenti di sicurezza adottano 10 Twizy, la cui agilità risulta particolarmente idonea per le azioni rapide e per l'accesso ai viali ristretti. Una trentina di colonnine elettriche di ricarica sono state accuratamente installate sul suolo pubblico di Versailles ed impiantate nel rispetto dell'integrità architettonica dei luoghi, in particolare degli ingressi alle grandi scuderie, dei luoghi di Trianon, di quelli di Marly e dei giardini dell'Orangerie. Un piccolo cenno di storia. I più curiosi possono scoprire una Twizy un po' speciale, la Twizy Carrozza, che riprende le decorazioni della carrozza ribattezzata Il Delfino, dal nome del futuro re Luigi XVII.